Rieccoci ragazzi, buongiorno. È un po' che mi mancava la Cupra Formentor, è arrivata da paese vicino da me, dai. Sì, siamo molto vicini. Cupra Formentor 1500 TSI, 150 cavalli, manuale, non DSG, perché arrivano tutte DSG, ma questa è manuale. Abbiamo il nostro amico Capri che mi stava raccontando della macchina e poco che l'hai presa. Sì, da 3 mesi circa. 3 mesi che l'ha presa, e il problema di questa macchina è l'accelerazione. Fa cagare addirittura, mi dice che fa cagare. Ragazzi, prendetele con le virgolette quelle che diciamo, cioè questa è la sensazione di Capri della macchina. Lui ha avuto un altro tipo di auto, pensando di trovare una prestazione superiore alla Formentor. Caspita, macchina aggressiva, bellissima esteticamente e internamente, ma il 1500 TSI 150 è pigro. Cioè ragazzi, l'abbiamo fatte tante. Il 1500 TSI sia automatico che manuale, e ai bassi giri ci vuole uno spunto in più, ci vuole un pedal sprint, ci vuole una mappa motore per farla andare più in alto. Ovviamente il pedal sprint lavora nei bassi regimi, nello spunto, dove ovviamente andiamo a colmare il problema, Capri, del problema che mi hai detto, cioè il problema sul problema, questo andiamo a eliminarlo. Capri, che dici? Andiamo, io ti posso riprendere, Capri, ti dà fastidio? Oh, eccolo qua ragazzi, è lui, la Santo Domingo e tutto. Grande ragazzi, è un dispiacere, perché cavolo, quando me l'ha detto era anche un po' dispiaciuto. La macchina, cazzo, ho speso una cifra di soldi pensando di avere una prestazione come Dio comanda, ma alla fine di prestazioni, ragazzi, io che ci posso fare? Niente. Allora, pedal sprint l'abbiamo montato, schermo grande, manuale, macchina che c'ha cosa, quanti chilometri su, Capri? 10.000 chilometri, macchina comunque freschissima. Poi gli ho fatto vedere anche che può acquistare l'Apple CarPlay per questa qua, che lo vede bello in grande, in gigantesco, lo vedi praticamente qua. Capri, se tiriamo sui vetri, puoi accendere anche l'aria condizionata. Così proviamo anche su. Esattamente. Tu quando accendi il clima la senti tanta la differenza? Sì. Porca miseria. Quindi adesso vado... Adesso tu mi dai il telefono a me. Faccio tutto io da qua. Torna pure indietro, Capri. Magari si arrabbiano i ragazzi di Cupra Formentor, ma ragazzi, chi ha questo modello di macchina, cioè non è che diciamo palle, cioè, cioè ragazzi, e lui è il proprietario, non è che sputa sul piatto dove mangia, e non è che me la regalano, e non è che te la regalano, esattamente. Qua prendiamo dove vanno tutte le macchine, no? Allora, vedendo i video su YouTube, facciamo, fammi vedere se Jerry può salvarmi la vita su sta macchina. Perfetto. Come consumi, come sai? Sarà... io proprio schiaccio. Schiaccia? Sì. Allora, Capri, io te la metto, guarda, stai così, accelera. Così siamo in comfort, proprio la più base. Cioè, così. Se stai accelerato, ti faccio vedere, te lo spengo, vedi che torna leggermente indietro, eh? Si sente proprio, si sente. Allora, se tu adesso acceleri ancora un po', questo è sport. È sport, sì. E vedi che la differenza tra sport di qua e sport di questa è completamente diversa, cioè non ti dà la spinta così, no, cioè questa è molto 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 lieve come sensazione su pedale e accelerazione. Quello lì parlo, quello originale, in teoria. Poi te lo faccio provare in sport e sport con questo, così vedi la differenza. Poi ti faccio provare anche race, che poi è l'ultima. Adesso, Capri, facciamo così, stai sulla sinistra, facciamo tutto il giro della rotonda, torniamo indietro e andiamo poi giù di là, ti faccio vedere dove andiamo. Poi ti faccio fare una partenza da fermo. Adesso questa qui è la questione, che tu sei fermo, siamo in rotonda, corte lombarda, ragazzi. Lui qua noterà la differenza confronto a prima. Proprio si sente. È molto più sciolta la macchina, sì, adesso sì.
Adesso sembra una macchina, in teoria sport. Come dovrebbe essere, diciamo, dai. Sì. Poi tutto a sinistra, tutto a sinistra. Ancora a sinistra e andiamo dove c'è il distributore di benzina là. Dentro là. Quindi se la prendo. Dove c'è la Mercedes, eccola là. Adesso esci fuori dalla curva in terza. Tac. Fa tutto dritto. E usala come normalmente, Capri, come la usi di solito. Quinta, e siamo a... Ecco, bravo, metti anche la sesta, siamo in sesta. Era così prima? No. No. Qui proprio vado senza pensieri. E abbiamo sempre il clima acceso, dove lui lamentava che col clima acceso tirava ancora indietro, sì, la macchina. Allora, Capri, va bene. Allora, facciamo così, Capri, rallenta un pelino, facciamo sorpassare la moto, così, a strada. Sei in quarta? Sì. Ok, io te lo spengo. Spento. Sentito? Sì. Sentito che tu mi torni indietro? Sì, sì. Allora, rimani così, eh. In quarta. In quarta, accelera. Race. Sì. E ragazzi, siamo a 60 all'ora, eh. Precauzione, corse delante. Adesso cosa facciamo? Noi glielo spegniamo. Il telefono lo puoi mettere qua in carica, se c'hai la ricarica. Tu, Capri, questo qui non lo usi più. Lui rimane sempre in race. Tu accendi, spegni la macchina, lasci il telefono a casa. Lui rimane sempre memorizzato in race o in sport, dove preferisci tenerlo. E come consumi? Tu adesso, usandola così, vedi che stai schiacciando meno pedale, perché la macchina è molto più veloce. Sì. Il consumo lo vai a guadagnare rilasciando il pedale, perché tu sei molto più sciolto. Prima, per andare veloce, nel senso, per prendere velocità, dovevi schiacciare molto pedale. Invece così, più o meno a 2-3 secondi. Esatto, quelli l'abbiamo persi, cioè scusami, l'abbiamo guadagnati. Così tu praticamente a filo gas, vedi, adesso addirittura ci puoi mettere la quarta. Quando tu sei a 130 all'ora, tu sai che sei a filo gas. Quando sono a quanto? A 130 in autostrada. Sì. C'è proprio a filo gas. E tutti quelli che l'hanno montato, e te lo dico che ne ha montati tanti, adesso giriamo qua a destra, avanti qua, tutti risparmiano benzina, tutti, qualsiasi tipo di auto. Qui? Avanti dove c'è il distributore, scusami, qua dove c'è il guardrail, giriamo qua. Esci di terza, fai la terza, parla di terza. Seconda, vai. Metti la terza. Oh, ragazzi, siamo sotto coppia. Non si sente proprio. Senza quello in terza, a quella velocità inizia. Poi saltellava. O eravamo a 15 all'ora, sì, di terza. Adesso qua andiamo a destra. E fai una cosa. Ti faccio fare la partenza da fermo anche qua, in race. Da qui proprio? Sì, giriamo a destra, sì. Adesso qua siamo in race. Fischia. Eh? Visto com'è subito. Ciao, adesso è una figata. Capri, metti in sport. Da qui? Sì. Vediamo. Eccolo qua. Adesso si sente. Si sente la differenza, eh? Adesso qua sei race e sport, il massimo che puoi avere. Accelero. Vai, dai, tranquillo. Visto come ci metti poco tempo ad arrivare? Sì. In velocità. Quindi tu rilasci e vai via veleggiando. Però secondo me a questa macchina ancora le manca qualcosa. E gli manca la mappa motore, sì. Per avere lo sprint in alto devi fargli la mappa, sì, quello sì. E abbiamo fatto, Capri, la prima Cupra Formentor che ho fatto, il ragazzo che se lo vede può scrivere nei commenti, si chiama Luca. Cupra Formentor 1500, sempre uguale, se non sbaglio era... No, era automatica. Gli ha montato un modulo aggiuntivo sul motore ed è arrivato a 180 cavalli. Da 150 a 180. Montato il pedal sprint, devi vedere come va con la macchina. Bellissima, sì.
però lì per della garanzia. Eh sì. Sia il modulo aggiuntivo che la centralina nella EQ della macchina, nel motore, cioè proprio centralina motore, ovviamente è illegale. Il destra, il pedasprint, ragazzi, non è illegale. Non andiamo a intaccare l'elettronica della macchina. Cioè, in diagnosi non viene rilevato, assolutamente no. Adesso noi giriamo lì avanti a destra. Ragazzi, iscrivetevi al canale. C'è Metra Car Service. Capri mi ha trovato così. Giusto? Su YouTube? Su YouTube. Mi ha trovato così. E condividete. Mi stavo mangiando le parole. Stiamo anche su TikTok, Facebook, Instagram, un po' su tutti i social. Ragazzi, lui c'ha un canale, ma pubblicizza anche il suo. Non un canale, scusami dritto. Ha un sito di sigarette elettroniche, giusto? Sì, del Swap. The King of Vape. Sì, King of Vape. Of Vape, ecco. Dopo vi lascio il link in descrizione del suo sito, se volete comprare sigarette elettroniche, quelle anche usa e getta, giusto? Sì. Che adesso sta andando di moda queste qua. Io anch'io fumo la sigaretta elettronica, quindi comprerò qualcosa anche da ci mancherebbe altro. Lui compra da me, io compro da lui, a posto. Buon, ragazzi, vi faccio vedere il pedal block. L'ultima cosa, che quando io l'ho fatto vedere ci è rimasto malissimo, nel senso buono, no, che figata! I soldi spesi del pedasprint valgono tutti per l'antifurto, ragazzi, trovatemi un antifurto proprio che vi blocca il pedale acceleratore elettronico, trovatevelo, cioè, e che faccia più anche il pedasprint, cioè tutto insieme. Ragazzi, 250 euro, installazione compresa, garanzia, 3 anni, app con antifurto. Meglio di così. Meglio di così. Guarda, se lo dice lui, qualche ancora deve pagare, eh? Lo facciamo uscire il ragazzo qui con la Jeep Compass. E facciamo vedere il pedal block. Capri, cosa gli hai dato di sta macchina? 42. 32? 42. 42. In teoria era 45 più gli sconti. Vai. In teoria, sai che loro mettono un po' di più, roba da matti. Per quello che ho detto che fa schifo proprio. Allora, mettiti in folle. Allora, prendi il telefono. Vai sull'app. Ok, perfetto. Adesso anche lui, Capri, va in negozio. Deve mettere la macchina con l'antifurto. Mette il pedal block, che è quello. Torna tutto colorato. Lui schiaccia il pedale. E la macchina non accelera. Spegne la macchina, se ne va, spegne il cellulare e a posto. È a posto. Ritorna, accende la macchina per bisogna dargli corrente, riapre l'app, lo sblocca, torna in race come prima. Che sfigata proprio. Bellissimo, sì. Questa qua, guarda, vale solo i soldi, 250, vale solo per l'antifurto. No, seriamente. Ehi. Ragazzi, siamo in Via Padana Superiore 49 in Sago, Milano. E signori, lui arriva da qua vicino, ma stamattina è arrivato uno da Pinerolo, che è in provincia di in Piemonte. Mercoledì me ne arriva uno da Pistoia, Alfa Romeo Giulia turbo diesel 150 cavalli. Quindi i chilometri la gente se li fa per montarli, cioè, poi dopo ovviamente li possiamo spedire, se siete capaci lo montate voi, cioè non è che ve lo spedisco io, lo comprate sul sito pedalsprint.com, lo comprate lì, pagate con PayPal quello che volete e vi arriva a casa in 2-3 giorni e ve lo montate, se siete capaci. Se no, ragazzi, venite da me che ci facciamo due chiacchiere, abbiamo conosciuto un nuovo personaggio oggi. Grazie Capri per averci scelto, gentilissimo. Ragazzi, alla prossima, da Jerry è tutto, ciao.